Ciao a tutti da Davide di Audio Costruzioni. Oggi voglio farvi vedere alcune cose, o meglio, vorrei iniziare con una rubrica sull'usato, settimanale, quindicinale, adesso insomma vedo un po' quello che riesco a fare, con i prodotti che mi entrano e che velocemente vi vado a spiegare e soprattutto a far conoscere che in maniera un po' diversa dal solito, diversa dalla scheda. Partiamo con diciamo la prima puntata, chiamiamola così. Oggi è il 15 novembre 2013 e vi faccio vedere alcune cose che mi sono entrate proprio in questi giorni. Un amplificatore Music Angel, l'XD800MK3, che è un amplificatore, un integratore da 65 watt circa, no? E ha la possibilità di andare sia a triodo che ultralineare, quindi in una maniera ha un po' più watt, nell'altra ne ha meno, ma è un pochino più raffinato. Come dicevo, in una c'è 65 watt, nell'altra circa 30-35. Ecco, questo monta le KT88, scusate, no, le 65-50, che sono ancora più delicate delle KT88, ed era un prodotto che costava attorno ai 900 euro di listino. Questo è messo veramente bene, penso che sia fuori a 5,50 circa, comunque vedrete la scheda, scusate, sul sito. Ve lo faccio vedere un po' da vicino. Eccolo, lo vedete, è un bel prodotto, molto molto interessante per chi vuole un ben integrato a valvole senza bisogno di svenarsi. Un altro prodotto che mi è entrato sono queste Chario. Sono le Hyper 1000 Tower. Sono diffusori molto molto interessanti, sicuramente un pochino durotti da pilotare, però tanta roba. Vedete, la finitura è bella, è in noce, ok, e mi pare, se dopo ci guarderò meglio, che siano diffusori che costavano 600 o 700 euro, o forse 900, però comunque dopo vedrete la scheda, intanto ve li faccio vedere così al volo. Altre cose interessanti che mi sono entrate sono queste Ruark qua, vedete, modello Talisman, molto molto interessanti. Sul sito avevo recensito quelle identiche, però con il frontale color noce. Questo ha un frontale chiaro. E via. Altra cosa che mi è entrata, questa bella copiata Marantz, in vendita anche separatamente, il tuner, il 2050, con il display, che con i numerini che si illuminano di azzurro, e l'integrato, il 1090, perciò dovrebbe essere un 45 watt, un ben integrato della Marantz vintage, attorno, penso che saremo attorno ai 250 euro circa. Altra cosa che dopo avverrà la recensione completa, è finalmente arrivato il Cocktail Audio, l'X30, macchina molto molto bella, devo dire, esteticamente per ora mi ha convinto, un bel pannello in alluminio e avrà un costo di listino di 1200 euro, dopo vedremo a quanto si riuscirà a vendere con la scontistica, ma non è che ce ne sia tantissimo. Altra macchina interessante, Audio Research LS16, l'MK2, è un pre a valvole con entrata fono, telecomando, anche bilanciato, insomma una bella macchina, mi pare che andremo attorno ai 1600 euro. Audio Innovation, il 500, è la prima versione con anche l'uscita 16 ohm, molto ricercato, questo è messo veramente molto ma molto bene, e con il plexiglass a posto, il suo imballo, e anche questa è una cosa che interessante. Il cliente mi ha fatto riparare, purtroppo non vuole vendere, è l'Audio Research D79, un bestione, vedete che finalone, e mi pare che sia valutato attorno ai 2800-3000 euro, no? Ma il cliente comunque me l'ha fatto solo riparare, non lo vuole vendere, anche se la macchina
è molto molto interessante. Mi pare che monti 4KT88 per ogni canale. Aronoff LS9601 è un integratone a valvole di produzione americana, anche se il progettista sicuramente è russo, completamente sdoppiato, tutti i comandi, vedete, volume per ogni canale e entrata per ogni canale, macchina che costava un sacco di soldi al tempo, con l'imballo molto molto bella, monta penso le 65-50, anzi ne sono sicuro, tutte marcate Aronoff, e siamo attorno ai 1.250 euro usato. Sonus Faber Minima Amateur, queste penso che dureranno molto poco perché sono molto ricercate, con gli stand molto molto bellini, e prossimamente vedete c'ho un sacco di roba da sballare qua, vedete un Kain il 265, mi pare che sia 80 watt in classe A, comunque dopo vedrete. Poi una bella piastra della Marantz, la D1010, un lettore CD Marantz, il CD17 e il Ken Ishiwata. Poi a presto una bella coppia di GBL, ma questa sono ancora in lavorazione. Bene.